La manifestazione di Gesù bambino ai sapienti venuti dall'Oriente. Gesù bambino è nato a Betlemme di Giudea e giace in una mangiatoia. Con lui ci sono i suoi genitori, Giuseppe e Maria. La stalla si trova a Betlemme e Betlemme fa parte della regione chiamata Giudea, governata dal re Erode il Grande. Da Erode a Gerusalemme arrivano alcuni sapienti dall'Oriente che cercano un nuovo re appena nato. Essi, gli dicono, hanno seguito una stella e lo vorrebbero adorare. Erode si arrabbia perché vuole essere solo lui l'unico re della Giudea. Allora chiede ai suoi sapienti dove potrebbe essere nato questo nuovo re. Ed essi gli riferiscono la profezia che dice che il Messia nascerà a Betlemme. Allora Erode ha un'idea. Chiede ai sapienti da quanto tempo stanno seguendo la stella e poi li manda a Betlemme con la promessa di ritornare da lui per dirgli dove si trova il neonato re. Dice lui per poterlo adorare. Il suo intento chiaramente però è di ucciderlo. La stella più luminosa delle altre conduce i sapienti proprio a Betlemme. Qui Gesù si trova in una casa. Con Gesù c'è solo Maria. I sapienti si prostrano in adorazione. I doni per il bambino sono oro, incenso e mirra. In sogno vengono avvisati di non ritornare più da Erode il Grande. Essi dovranno andare a casa loro in Oriente senza passare da Gerusalemme. Un angelo avvisa anche Giuseppe delle cattive intenzioni di Erode e lo invita a fuggire in Egitto. Così Giuseppe trasferisce la propria famiglia in Egitto fino alla morte di Erode il Grande. Al loro rientro in Palestina non vanno più a Betlemme, ma tornano a Nazaret. Qui Gesù cresce e diventa grande con la sua mamma e il suo papà.